Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le ali del bruco. Buonasera Alessia, buonasera. Guarda che sei riuscita a organizzare questa sera, incredibile. Allora, Lo Alessia. so, lo so. E ti devo ringraziare per avermi fatto conoscere l'ospite di questa sera, per avermelo segnalato, perché io non ero mai incappata nei suoi canali, girovagando e quindi mi ero persa veramente qualcosa. Infatti adesso sono diventata una delle sue follower più accanite. Sì, mi fa piacere perché io ho dato un'occhiata al lavoro che fa, naturalmente l'avete letto dal titolo della copertina, Davide Lombardi, e sono rimasto anch'io, devo dire, folgorato. Intanto per il garbo che ci mette nell'esposizione delle cose, per i contenuti, per la profondità delle sue ricerche e soprattutto perché c'ha sempre quella nota positiva Bravo. rivolta al bello. E nonostante magari anche i temi che affronta non siano dei più semplici, perché naturalmente bisogna fare i conti anche con la nostra parte ombra, ma lui riesce sempre a trovare quella chiave di lettura che poi alla fine ci dà speranza, ci dà fiducia negli uomini e questo ci aiuta. E l'estento, adesso i suoi, diciamo, strumenti di ricerca sono assolutamente interessanti. A te, Alessia, a te. Allora, lo introduciamo brevemente dicendo che lui è una figura di imprenditore innovativa, diversa da quelle a cui siamo abituati. È un esperto di economia, di finanza, di nuove tecnologie e utilizza come strumento per orientarsi anche all'interno della sua professione le sue conoscenze a livello esoterico e in particolar modo la conoscenza come disciplina dell'astrologia vedica. Quello che a me personalmente è piaciuto tantissimo di lui, è che è un caso rarissimo, eccezionale direi, di persona che ha saputo con successo mettere insieme il piano della realtà mondana con quello della realtà spirituale e quindi riuscire a portare avanti dei progetti che abbiano degli obiettivi etici. Lui in questi anni sta facendo molto per preparare le persone. Lui parla spesso della necessità di prepararsi a quello che sta per accadere, a quello che ci aspetta, ovvero un momento di svolta epocale. Allora, stasera parleremo appunto di questo e di in che cosa consiste questa preparazione di cui lui ha parlato in questi anni, che riguarda sia il punto di vista personale, individuale e interiore, sia dal punto di vista esteriore e materiale, di quali sono le azioni che in questo momento è opportuno fare per affrontare questo momento di crisi nel migliore dei modi. Quindi diamo il benvenuto e ringraziamo per essere qui Davide Lombardi. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori, siete stati troppo gentili e sono contento di essere qui con voi. Veramente siamo noi che ti ringraziamo perché questa per noi è un'opportunità, di acquisire elementi nuovi di valutazione e tu ne stai portando tanti. Guarda, non lo faccio mai, ma adesso ve lo dico in anticipo, così alla fine della trasmissione voglio vedere il numero che è variato. Andate a iscrivervi sul canale YouTube di Davide Lombardi subito. Voglio vedere quel numero crescere entro la serata perché vi assicuro che seguite, se seguite con costanza come faccio io ogni volta che escono i suoi lavori, come vedete io sono iscritto, iscrivetevi pure voi perché davvero ci sono dei contenuti preziosi, molto Sì. preziosi. Prego, prego. Sì, lui non pubblica tantissimo, non è uno di No, quelli che infatti, ogni due no, minuti fa un no, no. video, ma li prepara veramente bene, cioè sono pensati, sono fatti con cura, appunto con una profondità, capacità di approfondimento, per cui vale veramente la pena. Io volevo partire così, siccome appunto è la prima volta che vieni sul canale e penso che molte delle persone non ti conoscono. Mi piacerebbe che tu raccontassi brevemente come è avvenuta la tua nascita alla consapevolezza, cioè qual è stato il momento del tuo risveglio, come è avvenuto e cosa ti ha portato. Sì, allora, innanzitutto vi ringrazio per la pubblicità del mio canale, al quale assolutamente anch'io personalmente non faccio nessun tipo di pubblicità, non faccio delle ads o delle promozioni. Giustamente, come dite voi, pubblico non in maniera frequente, a volte passa anche un mese o due dal canale, lo faccio in modo amatoriale, però
perché sono molto preso da moltissime attività, però ho sentito il bisogno negli ultimi 4 anni di iniziare a parlare di queste cose in pubblico, quando è iniziato tutto questo. Io nasco da una famiglia media, mia madre è casalinga, mio padre lavorava alla Montedison e quindi non avevo una grande formazione, classica formazione da piccolo, si va a scuola, si va all'ora di religione, si va a fare il catechismo e quindi si seguono i percorsi tradizionali. Sono sempre stato molto attratto dalla conoscenza, dal sapere, ho sempre sentito dentro di me che c'era molto di più rispetto a quello che c'era stato detto e soprattutto sentivo che c'era una mancanza di, cioè le nostre ali da piccoli venivano tarpate e perdavamo la nostra connessione con l'immaginazione, con la creatività, con il sogno. Questo è il grosso danno che è stato fatto purtroppo dalla società e noi tutti anche oggi, se dovessimo andare anche a vedere sia le sacre scritture sia i saggi, tutti dicono che il regno dei cieli è negli occhi del bambino, quindi abbiamo dimenticato di ritornare bambini. E quindi ho iniziato questo percorso di, diciamo, dopo aver completato gli studi, dopo essere entrato in banca, aver iniziato dei percorsi tradizionali che erano quelli che la società consigliava, all'epoca entrare in banca era qualcosa di molto prestigioso, però poi con il tempo mi sono accorto che stavo diventando un bancario, stavo iniziando a ragionare, a pensare, quando andavo in vacanza, quando andavo alle riunioni del gruppo, dei colleghi, si parlava sempre di stessi argomenti, si entrava, diciamo, in un mondo che tra l'altro è la prima origine della nostra causa della schiavitù odierna, viene proprio dal mondo bancario. Quindi ho iniziato a uscire da quel mondo, mi sono successi un sacco di episodi abbastanza tosti, non posso dire negativi perché tutto quello che succede nella nostra vita è sempre per il nostro bene, riguarda semplicemente il nostro livello di consapevolezza per aumentare o diminuire le vibrazioni, quindi tutto semplicemente o ha una vibrazione più alta o più bassa, ma non è di per sé negativo, quindi ci aiuta nel cammino. Quindi un incidente d'auto molto, molto grande, un maxi tamponamento a catena dove entra in coma, stetti in coma per 3 giorni. Successivamente, dopo 3 mesi, mia madre entra in coma per aneurisma cerebrale, ci rimarrà per 9 anni. E ho perso il lavoro, all'epoca ero consulente finanziario, all'epoca avevo lasciato da poco Banca Anton Veneta per andare a permettermi proprio come consulente finanziario del gruppo Fideura e quindi non c'erano le chiamate, diciamo le call su, per il trading, per le chiamate per la borsa fatte in modo digitale come oggi, che ognuno può comprare e vendere le azioni. All'epoca c'erano gli agenti come il sottoscritto che operavano per conto dei clienti, per cui se i mercati crollavano e il sottoscritto per esempio non era reperibile per telefono, non poteva passare gli ordini, questo era un grosso problema poi per gli investitori. Quindi ve la faccio molto breve, c'è stato il crollo dei mercati, io ovviamente in ospedale non potevo rispondere al telefono e lì è iniziato, diciamo, la mia notte oscura dell'anima, un percorso molto tosto che mi ha forzato a intraprendere un cammino che tra l'altro era già latente dentro di me e fortunatamente, e da lì ho iniziato a fare sia diverse iniziazioni in giro per il mondo. Sono stato nella scuola di Ramta School of Enlightenment per 3 anni, facendo proprio iniziazioni fisiche come tiro all'arco bendato, il campo, il labirinto bendato, oppure la camera oscura con Ananda Bosman, determinate discipline, circa 15 anni di percorsi, tutti i soldi che io riuscivo a racimolare dai vari lavori che dovevo fare per mantenere me stesso, mia madre è gravemente malata, in coma, come dicevo, che richiedeva delle cure molto costose, le investivo nell'andare in giro per il mondo, perché all'epoca non c'era internet, quindi l'accesso alle informazioni non era così facile come ora che c'è YouTube o dove possiamo comprare il nostro corso online e formarci. E quindi l'unica alternativa era andare a visitare i vari guru in giro per il mondo, da Eckhart Tolle a Donald Walsh, Greg Braden, Butto, Ananda Bosman, eccetera, eccetera. Quindi questo è stato il mio percorso. Una volta terminato questo percorso, il mio cervello ha iniziato a lavorare in una nuova modalità, ho iniziato a capire che tutto era un ologramma intorno alla mia mente, ho iniziato a capire che siamo alla fine in una simulazione, quindi è stato un passaggio come quello che sta per avere l'umanità ora, che la stessa umanità ora sta avendo questo passaggio perché ci stanno arrivando queste altre frequenze, dove si sente dire che si passa dalla terza alla quarta
alla quinta dimensione. E questo cosa vuol dire? Terza dimensione, ovviamente siamo nel nostro corpo fisico, la quarta, molti scienziati un tempo lo associavano al tempo, ma ormai a detta di tutti il tempo è relativo, quindi le dimensioni a cui mi riferisco io, la quarta e la quinta, sono dimensioni di consapevolezza. Infatti dal 2009 al 2012 l'umanità intera, che è il processo che ho fatto anni fa per cui ero preparato a questi momenti, sono stati degli anni che hanno creato consapevolezza, risveglio, quindi ogni volta che noi abbiamo un aumento di consapevolezza le nostre vibrazioni aumentano ed è quello che va a impattare nel mondo e noi possiamo definirci in un inizio di quarta dimensione. Poi la quinta dimensione è quando accettiamo l'idea che siamo Dio, che siamo creatori, che è una parola molto pesante per chi non ha fatto questi percorsi, e accettiamo l'idea che siamo in una simulazione, ovvero che tutto questo è un gioco e questo possiamo sperimentarlo, che è il classico sperimentare il paradiso in terra, possiamo sperimentarlo senza andare nella sesta dimensione dove moriamo e perdiamo il corpo fisico. Quindi quando sentiamo raccontare queste esperienze near dead experience di persone che muoiono e che ritornano dal tunnel, loro ci raccontano esattamente la stessa cosa, ma questa cosa è la bella notizia, che le cose che stanno succedendo oggi la possiamo sperimentare e la sperimenteremo ora con questo passaggio dimensionale che stiamo avendo. L'importante per essere diciamo in questo percorso è aumentare le nostre vibrazioni, quindi il nostro livello energetico. Una volta che noi aumentiamo il nostro livello energetico già iniziamo a trasmutare, quindi iniziamo a uscire da tutti i concetti della simulazione, come vi dicevo, di questo grandissimo gioco. Mi fermo qui per lasciare spazio ad altre domande vostre, perché sennò seguiamo. Vabbè, no, come dire, abbiamo cominciato benissimo, già ci stai dando ottime notizie, diciamo. Sì. Ecco, prego. Il percorso che io ho fatto in sostanza prima, infatti, quando è iniziato questo del 2020, che è la seconda fase di questo aumento di vibrazioni e di consapevolezza del pianeta che si sta risvegliando, e quest'anno e i prossimi anni ci sarà questa accelerazione improvvisa e vi assicuro che sarà grandissima, cioè sempre più persone si renderanno conto. Quindi questo percorso qui, dicevo, io l'ho già fatto prima, quindi quando è arrivata la pandemia per me è stato molto facile, ero già preparato da 15 anni a questi tempi e ho iniziato a fare outing, uscire e avvisare che c'era questo timeline in cui adesso dal 2024 al 2026 saremo forzati a cambiare, entreremo in una nuova linea temporale, come se fosse aperto un portale nuovo dove andremo a sperimentare non nei prossimi 10 o 15 anni, ma nei prossimi 2 o 3 anni tutti questi cambiamenti che sono stati profetizzati. E quindi per me è stato molto facile, all'inizio ho iniziato a parlarne nel canale, qualcuno mi guardava, cioè magari qualcuno a cui mancavano ancora dei puzzle, dei pezzi del puzzle, mi vedeva ancora come magari che dicevo delle cose non coerenti, non troppo futuristiche, troppo avveniristiche, troppo tra virgolette negative. In realtà poi tutto è iniziato, man mano che arrivavano i puzzle sempre più gente ha iniziato a capire. Sì, infatti ti volevo dire, era proprio questo una delle cose che mi aveva colpito, perché ho avuto netta l'impressione, seguendo i tuoi video, che molte delle informazioni che portavi alla nostra attenzione, in effetti, per chi aveva fatto un cammino di ricerca, poi quale sia la via che ha seguito non aveva importanza, comunque un cammino di ricerca, di crescita personale, di consapevolezza, di ricerca del sé, aveva molti di quei concetti però in una forma latente, non riusciva a portarli all'attenzione in maniera chiara e compiuta. Mentre nei video che facevi tu, molti di quei passaggi che erano latenti dentro di me, eppure questa cosa mi risuona. Adesso che l'ascolto così chiaramente, sento che è così. Tu invece riuscivi a inchiodarla dentro la nostra attenzione. È quello. Cioè, cerchiamo di capire com'è che ci sei arrivato, perché ascoltandoci non si capisce che là c'è una certezza più che una visione, cioè tu è quello che fa la differenza. Sì, io non ho assolutamente dubbi, come anche quando parlo di meditazione, per esempio, la meditazione non è semplicemente un percorso che uno fa all'interno e poi oppure va fuori, mette i piedi nel ruscello, nel fiume, eccetera, dopo torna a casa e ritorna ad abbassare le proprie vibrazioni, magari
che ne so, il cane, il bambino, la TV, il telecomando, si torna presto, velocemente al punto di partenza. E la vera meditazione è mantenere quello stato vibrazionale che noi abbiamo creato durante la vibrazione, quindi portare quello stato di coscienza, di presence, consciousness, il ricordo di sé in ogni singolo istante. Quindi il fatto che voi magari apparentemente mi vedete così sicuro, il fatto che l'ho sperimentato, quindi è diventata la mia verità, è normale per chi ha fatto questo passaggio dove tutto quello che era solamente conoscenza è entrata parte far parte del subconscio e dell'inconscio. Quindi per me è assolutamente normale, io non ho nessun dubbio su quello che ho detto e su quello che avverrà. So che siamo in un'epoca magnifica, so che nonostante tutte queste guerre o episodi o lockdown, queste cose che stiamo vedendo in questo mondo sono parte di questa simulazione e soprattutto non è importante tutte queste vicende che stanno succedendo e che succederanno e che saranno sempre più dure. Quello che alla fine sarà importante, e così quando riguarderemo questo video fra 5 anni, quando molti magari non si ricorderanno di questa conversazione, ma questo, ripeto, non avverrà fra 50 anni, quando non ci saremo più, avverrà in questo passaggio. Ecco, quello che sarà importante di tutti questi step che abbiamo fatto, delle guerre, di vedere la distruzione, eccetera, sarà l'unica cosa che conterà, sarà quello che è successo all'interno, dentro di noi, cioè il nostro nuovo modo di vedere le cose. Il nostro modo di ampliare, di aumentare le nostre vibrazioni e il nostro modo di, se vogliamo, di crescere a livello spirituale o di, tra virgolette, illuminarci, perché se ci illuminiamo tutti, è fine dei giochi per coloro che ci controllano. Quindi, end of the game. Quindi è importantissimo fare questo processo singolarmente. Gli eventi ci servono, serve distruzione. Purtroppo le cose, come dico spesso, devono andare ma peggio prima di poter andare meglio, però in mezzo a tutta questa distruzione vedrete che quando terminerà tutto questo processo, l'unica cosa che veramente conterà sarà quello che è successo dentro di noi, come siamo cambiati durante questa transizione. Sì, una cosa che dici tu spesso è che non è necessario vivere male, cioè non è, anche se le situazioni esteriori, esterne sono di una portata molto tragica, drammatica, pesante, non è questo che determina il nostro modo di vivere in quel determinato momento. Assolutamente, perché dipende sempre nello stato in cui siamo, dobbiamo fare questo lavoro di trasmutazione interna. Immaginate come la farfalla con il bruco e la farfalla, sono due vibrazioni differenti, è sempre lo stesso essere, solamente che è in una frequenza diversa. Quindi noi stessi, nel momento in cui abbiamo questa trasformazione interna, nel momento in cui iniziamo a cambiare le nostre vibrazioni, iniziamo a cambiare il mondo molto più di quello che possiamo, di quello che riteniamo poter essere. Perché immaginate se tutti facessero esattamente la stessa cosa, come il mondo cambierebbe velocemente. Ecco perché è importante, secondo me, è fondamentale, quando arriviamo qui, iniziare a fare questi percorsi. Cioè, chi è nel cammino della spiritualità e del risveglio, che poi metteremo un attimo in pausa questo discorso di spiritualità, perché alla fine stiamo passando da un mondo dove siamo stati formati, istruiti con credenze religiose, a dopo quelle spirituali. In realtà, nel vario processo per arrivare alla quinta dimensione, alla fine ci renderemo conto che non si tratta neanche di spiritualità, cioè questa spiritualità è il nome che noi diamo in questo momento, però in realtà si tratta di un'intelligenza suprema, perché quello che noi siamo è luce intelligente e c'è un livello di sofisticazione in questo gioco incredibile, però ripeto, intelligenza. Tutta l'intelligenza dentro di noi, quando inizieremo a capire che c'è questa grandissima intelligenza, andremo a rivisitare tutti anche gli stessi testi sacri, però con un'altra prospettiva, un'altra visuale. Allora ecco che, per esempio, il fiore della vita non è più solo un disegno con dei cerchi, ma iniziamo a capire che sono varie realtà parallele, una dentro l'altra, che si intersecano, e quindi iniziamo a capire veramente che l'universo è un gioco super intelligente, super organizzato, e così come noi adesso che stiamo per andare nell'intelligenza artificiale, che inizia ad avere coscienza di se stessa, man mano che andremo avanti, che molti hanno paura anche dell'intelligenza artificiale, inizieremo a capire che in realtà, così come
non esiste, spesso dico che non esistono i misteri, sono fatti scientifici ignorati, non esiste la magia, esiste solo, cioè non esistono i misteri, esistono solo fatti sconosciuti, non esiste la, diciamo, i miracoli, esistono fatti, non esistono i miracoli, esiste, diciamo, una scienza, esiste, sconosciuta. Scienza sconosciuta, non esiste la magia, esiste scienza sconosciuta. Quindi quando ne andremo, scusate, mi sono impappinato. No, certo, andremo, abbiamo capito il concetto, vai tranquillo. Fatti scientificamente non conosciuti, ecco. Quando iniziamo ad andare all'interno di queste dinamiche, iniziamo a capire che anche, e questo è il motivo per cui mi riallaccio anche all'astrologia vedica, è che tutta questa conoscenza che ci è stata data in passato, cioè noi diventiamo, tra virgolette, ci appassioniamo, diventiamo, cerchiamo di andare alla ricerca delle tombe egizie o delle tombe dei Sumeri o degli Anunnaki per andare in profondità e capire qual è il segreto della spiritualità, dell'illuminazione, della vita eterna, però poi magari non guardiamo, non prestiamo attenzione a degli scritti che queste stesse persone hanno lasciato, i Rig Veda per esempio, queste conoscenze antichissime che poi hanno portato per esempio al Tantra, al Kama Sutra, alla Ayurvedica, alla meditazione, cioè sono proprio descritte tutte queste tecniche e anche all'astrologia vedica. Allora perché consideriamo tutto il resto e non per esempio l'astrologia vedica? Quindi dove noi possiamo capire i segreti, è una, diciamo, un'astrologia che va a compenetrare, a spiegare meglio, non solamente dal punto di vista della personalità come quella occidentale, che è più basata, diciamo, da post egizi, dalla cultura greca, ellenica, è più basata sull'intelletto, sul sole, sulla presenza del sole nel nostro segno, ma quando andiamo dentro certi percorsi iniziamo a capire questi saggi che ci hanno dato i Rashi e i Munish, che ci hanno dato queste conoscenze della stella polare, dell'orsa maggiore, dei sette pianeti che rappresentano i sette chakra dell'essere umano, che tutto è appeso lì come se fosse un lampadario attorno a Polaris, questa stella dove con questa si orienta tutto, e ci sono conoscenze incredibili che vanno a determinare delle cose che neanche la NASA o oggi gli scienziati più evoluti riescono a stabilire. E inoltre anche perché l'astrologia vedica per esempio è molto importante, perché le nostre scienze non riescono ad andare in profondità, ok, possono andare a farci lo screening del corpo, del DNA, ma nessuna scienza ci dice cosa sta succedendo nella nostra testa, perché siamo felici, perché siamo tristi, per cui è importante, secondo me, per chi si risveglia, iniziare questi percorsi, capire qual è la nostra mappa, perché siamo qui, perché abbiamo scelto questa vita, e iniziare a connettere i punti, altrimenti saremo sempre nell'oscurità, come molte persone oggi vivono nell'oscurità. Ecco perché è importante collegare tutti i punti, e cerco personalmente di dare la mia visione, come dicevi prima, anche mostrando altri punti di vista, il mio, la mia prospettiva, che è quella di aver esplorato diversi maestri in giro per il mondo, ma anche di aver interiorizzato queste discipline, perché poi quando uno arriva a un livello di dove riesce a connettersi molto di più con la sorgente, con questa intelligenza suprema, non ha neanche più diciamo interesse a leggere i libri, perché va direttamente dentro di sé, quindi non è più necessario, diciamo, questo processo. Quindi cerco di collegare, come hai detto tu, questi punti qua, perché io stesso, anche quando ascolto i video degli altri o vado tuttora a conferenze, anche se posso prendere quel 5%, che magari il 95% sono già informazioni che conosco, ma posso prendere quel 5% in più, quello ne è valso la pena per poi rivisitare e ricollegare tutti gli altri punti. Senti, scusami, ma l'astrologia vedica com'è che ti ha inchiodato? Perché con quello strumento riesci a fare tutti questi collegamenti e tutti questi punti? Cos'è che hai capito che lì c'era e magari da altre parti non era così esaustivo? Perché l'astrologia vedica è molto più predittiva, cioè l'astrologia occidentale, che è collegata a una posizione immaginaria dei pianeti. Innanzitutto è l'unica, l'astrologia vedica, che riporta la posizione reale dei pianeti, perché sapete che c'è la precessione degli equinozi, quindi certo, tutti, sì, tutti 25.000 anni. Esatto, quindi diciamo ogni 72 anni, a causa della rotazione dell'asse terrestre, ci si sposta di un grado. Ogni segno sono circa 30 gradi,
Quindi ormai siamo 23-24 gradi spostati, perché chi fa l'astrologia, chi si occupa di astrologia occidentale, si basa la posizione dei pianeti ipotizzando che l'inizio, quando c'è l'equinozio, il 20-21 di marzo, praticamente siamo, l'allineamento è con la costellazione dell'Ariete, però non siamo più nell'Ariete, noi siamo adesso in Pesci. Quindi 2000 anni fa i due calendari coincidevano, al di là del fatto che sapete i calendari sono stati manipolati, che in realtà il vero calendario iniziava da fine marzo, cioè come il calendario lunare, e quindi l'astrologia vedica, a parte che anche lo stesso Casey nelle sue meditazioni, disse che l'astrologia vedica, e questo mi impressionò, era quella l'unica vera accurata. E inoltre, non so se avete letto il libro Autobiografia di uno yogi di Yogananda, il suo maestro era un esperto di astrologia vedica, allora lì ho iniziato a interessarmi. Quindi innanzitutto è l'unica diciamo astrologia che si basa sulla posizione reale dei pianeti del cielo e non una simulazione come se fosse il cielo di 2000 anni fa, e questa è la cosa importante. L'altra cosa importante è che l'astrologia occidentale si basa più che altro sul segno, ma in un mese sapete sul segno solare, che è più intellettuale, diciamo, va più dentro la personalità, mentre l'astrologia vedica va più dentro le previsioni, e quindi riesce a unire le vite passate, i cicli, i dharma che ci sono dentro ogni anima, che sono cicli di circa 120 anni per chi ci arriva, altrimenti dopo c'è una ripetizione, e quindi va più in profondità e soprattutto si basa sulla luna, sui cicli lunari, perché mentre c'è un ciclo lunare, c'è un cambiamento ogni 2,25 giorni dal punto di vista del segno dove si transita, nell'arco di un mese invece con il sole non possiamo fare rientrare tantissime personalità tutte all'interno dello stesso mese. Cioè immaginiamo nel mondo quante persone ogni mese nascono, magari anche alla stessa longitudine o latitudine o anche nello stesso ospedale, quindi abbiamo tutti lo stesso carattere, la stessa personalità. Invece con l'astrologia vedica e con i nakshatra, cioè anche due gemelli che nascono allo stesso momento, a seconda del momento in cui nascono, con il loro nakshatra e soprattutto con la divisione dei nakshatra, hanno due profili diversi, quindi è molto più, e soprattutto anche le decisioni che noi compiamo nella nostra vita le facciamo in base alle nostre emozioni, e la luna è quella che regola le nostre emozioni, quindi ogni volta che firmiamo un contratto, ogni volta che ci sentiamo bene o ci sentiamo male, quindi secondo me seguire i cicli lunari, da quello che ho visto, in base anche poi applicando i grafici anche ai vari paesi o alle varie persone, all'inizio non ci facevo molto caso, è da recentemente che ho iniziato ad andare a vedere i personaggi, andare a calare, a fare dei test, perché qui in Europa poche persone fanno questo, allora ho iniziato a esplorare questo aspetto qui dell'astrologia vedica. Chiaro, chiaro. Tra l'altro, Francesco, non so se tu hai notato che, sentendo le previsioni fatte da Davide e quelle di Simona Ruscito, sì, non mi ricordo. Ruscito, ieri sera c'è stata con noi. Che tra l'altro segue e stima Davide tantissimo, sicuramente sarà collegata. Perché c'è una grandissima coincidenza tra le loro assolutamente previsioni, sì. E lei utilizza comunque numerologia cinese, di sì, tradizione, sì, comunque mentale. Sì, il bazi cinese, sì, chiaro. Prego Davide, allora aiutaci. Aspetta, hai carta bianca, puoi dire quello che vuoi. Però naturalmente per noi è interessante, te lo dico già Davide, eh? Questo è un incipit, nel senso che noi abbiamo piacere a portare le persone sul canale almeno per tre appuntamenti, perché è impossibile essere esaustivi in un unico incontro di tutto quello che è il tuo percorso di ricerca. Quindi se avrai piacere, per noi sarebbe insomma una grande opportunità riaverti sul canale. Detto questo, vogliamo cominciare a capire tu come sei entrato dentro questi meccanismi e qualche particolare di quello che sei riuscito a carpire da questi segni del cielo, che poi in qualche maniera hanno un'influenza non solo sulla vita di tutti noi ma sulla vita di tutto il pianeta. Tu tra l'altro lo fai anche per macro aree, nel senso
Stati Uniti, Israele, Medio Oriente, Russia, Cina, Giappone. Quindi ognuno di questi assetti celesti in qualche maniera influenza non solo una parte di noi, ma anche una parte del mondo. E poi si ha da lì il quadro generale. Ecco, aiutaci a entrare dentro questo meccanismo. Allora, la ragione per cui sto facendo questo di recente è per capire, intanto per rispondere a molte domande anche che mi venivano fatte dall'esterno. Per esempio, molte persone mi chiedevano, appena iniziate Israele, a parte che avevo avvisato ancora ad agosto, ho fatto un video, metà agosto, dicevo attenzione, preparazione per grandi eventi in arrivo che, con la stagione delle eclissi, che poi è iniziata a settembre, ottobre e novembre, con l'eclissi che abbiamo avuto diciamo a fine del 2023, e dicevo che era il periodo dove sarebbe stata la calma prima di un'esplosione di Sì, rabbia o di sì. violenza. E poi quando è iniziata, per esempio, Israele, molti mi hanno chiesto, ma sì, durerà come l'altra volta la guerra dei 6 giorni, durerà molto di più. Allora lì è iniziato, invece di dare delle risposte così che basate sulle mie opinioni, ho iniziato ad andare a vedere un po' più in dettaglio con i grafici cosa mi dicevano con le analisi con un metodo più empirico. E quindi andando in profondità ho iniziato a vedere che la guerra di Israele purtroppo non si sarebbe fermata, sarebbe andata avanti molto più a lungo, e questo mi serve anche personalmente per potermi orientare sia a livello diciamo di economico, a livello fisico, a livello di spostamenti, di viaggi. Faccio un esempio: molti amici mi invitano spesso a Dubai o a fare magari dell'investimento, delle operazioni a Dubai, però se so che quella zona lì sarà una zona calda e che ne so, che dovrò, molti mi dicono vale la pena fare un investimento immobiliare a Dubai e Dubai è di fronte all'Iran. L'Iran sicuramente 100% entra in guerra con gli Stati Uniti, anzi di fatto sta per entrare. Avete visto cosa è successo stanotte e anche l'altra notte? L'avevo tra l'altro avvisato nella diretta, ci sono stati 5 omicidi, adesso ci si aspetta la risposta 6, 7, Sette, esatto, sette. sono stati, sì, perché non sto seguendo proprio pedissequamente, però voglio dire. Capite che quando uno si deve spostare, per esempio 4 anni fa, molti mi chiedevano: ma se tu lasci l'Italia, dove andrai? E facendo un tuning, facendo delle ricerche, sono arrivato al punto che, stando da questa parte dell'oceano, non avrei avuto problemi di guerre o non avrei avuto problemi di guerre, anche di rivolte, di attentati legati alla Sharia, alla guerra santa. Sapete tutta la deportazione che c'è attualmente in Europa, anche la Svezia, visto purtroppo l'altro giorno è diventata il paese con il più alto tasso di criminalità ed era un paese super sicuro. Quindi c'è tutto questo programma in corso, per esempio in America Latina non c'è, anzi l'America Latina in futuro andrà, crescerà, perché ci sono anche in Brasile sotto dei grandi cristalli, ci saranno delle grandi attivazioni. Il Salvador, avete visto cosa sta succedendo in Salvador, cosa ha fatto Bukele, era il paese che aveva il più alto tasso di criminalità, adesso è diventato il paese più sicuro, molto più sicuro degli Stati Uniti, l'economia è esplosa. L'Argentina sta avendo i suoi cambiamenti, quindi è molto importante per me capire che tutto è connesso, sapere, avere come una guida, così come noi quando ci mettiamo in un viaggio, guardiamo sul navigatore, cerchiamo di vedere, di avere il percorso a minore resistenza, il percorso più breve, il percorso senza incidenti, ostacoli. Ho fatto questo, cioè sono andato a vedermi i paesi principali, ho visto che quello che sta per arrivare in America. Ho visto quello che stava per arrivare in Israele e purtroppo che succederà anche a tutti i paesi limitrofi, perché tutti i paesi limitrofi entreranno in guerra. Avevo anche detto che l'Israele sarebbe stata sempre più isolata. Avete visto gli Emirati Arabi hanno interrotto che questa è una cosa incredibile. Se lo raccontavate a un palestinese non ci avrebbe mai creduto che gli Emirati Arabi arrivassero a interrompere le relazioni con Israele, ma anche gli stessi Stati Uniti, avete Si visto che sono venuti a cadere i patti di Abramo, diciamo, quello su cui avevano spinto tanto gli USA e Israele per normalizzare i rapporti con l'Arabia Saudita, ma è andato malissimo, Esatto. diciamo, e non solo, sì. Infatti, questo mi serve per capire come andrà il mondo, perché ci stiamo tutti evolvendo assieme, tutti stiamo evolvendo questo pianeta, questo sistema solare. Quindi è molto importante per me capire
dove mi sto muovendo, cosa sta succedendo intorno a me. Quindi anche il discorso che dicevo prima, tutte queste guerre o la crisi finanziaria che arriverà, il collasso economico, sono tutti dei percorsi che io inizio a guardare non più come una realtà. Quando noi per esempio abbiamo delle esperienze di near death experience, che moriamo e ritorniamo, dopo lo capiamo che questo era un gioco, era una simulazione, quindi non siamo più preoccupati, non siamo più spaventati, così come quando ci risvegliamo da un sogno. Ci svegliamo, avevamo la tigre dai denti a sciabola di fronte, e dopo il nostro corpo si attiva come se la tigre era lì, fosse stata veramente lì, però alla fine capiamo che era un gioco, una simulazione. Quindi adesso questo è il mio stato d'animo, ecco perché riesco a guardare a queste cose senza cadere nel dramma umano, senza, sai, molti dicono ah, ma sei tranquillo eccetera, ma tu non sai arrivare a fine mese. Ormai cioè, quando un aumento di vibrazione non è più possibile scendere, quindi guardi gli occhi con un altro mondo, con un'altra prospettiva, come ho fatto l'esempio prima, quando hai delle conoscenze tipo il fiore della vita o molte altre che magari un giorno inizieremo a parlarne, le guardi con altre informazioni, non le vedi più come prima, così come anche il fatto che stiamo andando in quinta dimensione. Noi abbiamo vissuto fino adesso in un mondo competitivo, no? Basato sulla competitività, sulla concorrenza, eccetera. Ma nel momento in cui capiremo che tutti siamo uno, che non c'è più competizione, lì si attiveranno molti altri scenari, molte altre infinite realtà parallele, molte altre prospettive che ci porteranno a molta più abbondanza. Quindi, ancora una volta, dipende sempre con che occhi guardiamo gli eventi che ci stanno succedendo. Io ho tante di quelle domande che adesso mi devo un attimo placare. Andiamo avanti magari sul discorso delle previsioni, che tu hai parlato un po' di che cosa succederà più o meno in America Latina, negli Stati Uniti e nel Medio Oriente. Per quanto riguarda invece la situazione europea, che cosa possiamo dire? Purtroppo in Europa, purtroppo da quello che si vede, che emerge dai grafici, è che ci saranno molti attentati, soprattutto in Germania, soprattutto in Francia, anche l'Italia purtroppo entrerà in guerra, e questo è paradossale, ci testimonia che non siamo più in uno stato di diritto, perché nessuno ha invaso l'Italia, non siamo stati attaccati da nessuno, è nella nostra Costituzione che l'Italia ripudia la guerra, però gioco forza, così come nella Costituzione c'era scritto che siamo una Repubblica basata sul lavoro, oppure che abbiamo il diritto di parola, oppure che la libertà individuale anche dal punto di vista sanitario in nessun modo può essere secondaria rispetto all'interesse collettivo. Quindi ormai sempre più persone si rendono conto che non siamo più in uno stato di diritto, e quindi ci stiamo muovendo in base a questo scenario spinto da chi vuole organizzare questa realtà, finché non ci risveglieremo appunto. Però lo scenario è sempre lo stesso, è cercare di dividere. Tutte le guerre mondiali sono state create principalmente per separare la Germania dalla Russia, perché unendosi creerebbero il continente paneuropeo, a cui poi si associerebbe immediatamente Francia, Italia, eccetera, e questo andrebbe contro le potenze, l'America, UK, le potenze marittime, no, britanniche. E questo, tutte le guerre, incluso anche l'ultima qui, sono state fatte e sono state organizzate e portate avanti per tenere separate la Germania dalla Russia, anche con l'attentato del gasdotto, eccetera, eccetera. Purtroppo per Putin e per la Russia, come anche ho indicato nelle carte che avevo pubblicato nella guida, lo scenario nella seconda parte dell'anno si intensificherà, quindi dovrà risolvere parecchi problemi, già gliene stanno creando, avete visto l'attentato, cioè molti pensavano che magari con l'Ucraina le cose piano piano andassero a decrementare, a migliorare, però invece in realtà si sta preparando qualcosa di molto più grosso, e soprattutto la guerra arriverà da vari fronti, questo è quello che si vede dai grafici, quindi entrerà in campo anche la Cina, anche la Corea del Nord, anche l'Iran, e già questo si può vedere, magari
qualche mese fa, quando ho pubblicato, ancora uno poteva dire no, ma secondo me, però adesso si vedono i segnali. Avete visto, sono state bombardate 5 ambasciate, questo non è mai successo, di tutti questi paesi che ho appena detto, e questo di fatto è una dichiarazione di guerra, bella e buona, sì, dai, sicuramente. Quindi questo è stato pianificato. Tra l'altro è un passaggio dovuto, come dicevo, per l'umanità, perché serve ancora purtroppo della distruzione, perché ancora tante persone non si sono risvegliate, ma vi posso assicurare che quest'anno succederanno talmente tante cose, talmente tanti eventi, e esploderà la rabbia, soprattutto nella seconda parte dell'anno, per i transiti di Marte, Marte retrogrado, ci sono tutta una serie di congiunzioni nei vari paesi, anche se andiamo a sovrapporre la carta degli Stati Uniti con la Cina, la carta degli Stati Uniti con l'Iran, tutti questi paesi entreranno in guerra, e quindi ci sarà un'esplosione della violenza. Però se noi siamo preparati, se siamo, come dico spesso nei video, in uno scenario con persone della nostra frequenza, se siamo al sicuro, se abbiamo anche un minimo di sussistenza, questo passaggio sarà un passaggio epocale, ma non ci creerà dei problemi. Quindi qui la differenza la fa la preparazione. Ecco perché è importante essere preparati, perché ovvio, se succede come quando è successa la guerra in Bosnia, io ho parlato con diverse persone che hanno avuto proprio delle persone che gli sono entrate in casa aggredendoli, stuprandoli, eccetera, eccetera. Quando tu devi prendere una decisione in 20 minuti e uscire, per esempio, nel bosco, magari uno dice mi porto via, che ne so, i gioielli, i diamanti o l'oro o i soldi, ma magari nel bosco ti serviva di più un accendino, come si dice, un coltello per sopravvivere. Quindi la gente non è ancora preparata agli scenari. Ecco perché insisto da parecchio tempo di prepararsi, perché se uno è preparato non c'è modo di aver paura, e soprattutto sarà importante aprire il cuore. Se noi apriremo il cuore ci arriverà la soluzione in ogni circostanza. Invece quando c'è la paura, questa ci interrompe la connessione con il cuore, perché le cose che arriveranno saranno come le frequenze, andranno a colpire le persone, non ci sarà modo di scappare per chi è dall'altra parte, chi è nell'oscurità. Quindi tutti i tentativi di costruirsi dei bunker ovunque li stiano costruendo non li salverà. Quindi l'unica cosa non è tanto di essere schermati o cosa, ma di aprire il cuore, perché con il cuore aperto, con la connessione aperta, noi non riusciremo a capire il nostro cammino e la strada, le scelte che dovremo fare. Sì. Allora, a proposito di preparazione, scusami, perché io ho ascoltato in particolare un video che parlava proprio di in cui parlavi di molto concretamente l'acqua, l'autonomia energetica, il fatto di procurarsi il cibo, giustamente fai dei discorsi che sono sensatissimi. E poi dicevi, c'era anche un punto che mi ha lasciato invece più dubbiosa, ovvero tu dicevi vanno bene tutte queste cose, ma bisogna avere anche la capacità, la possibilità di difenderle, perché altrimenti è come se non ci fossero. Esatto. Questo è molto più complesso. Perché allora tutti i 6 punti che ho citato nella diretta, in quella diretta che avevo fatto per la sopravvivenza, che erano appunto, sarebbero nell'ordine l'acqua, perché senza acqua massimo si può vivere 2 o 3 giorni, poi il cibo, al massimo si può vivere 1 o 2 settimane, si può fare anche di più, ma dopo lì senza preparazione bisogna arrivarci a per esempio i 40 giorni di digiuno, però parlo per le persone normali, quindi acqua, cibo e poi elettricità e successivamente la possibilità di spostare del denaro e anche il discorso della sicurezza che dicevi tu, però della community paradossalmente vanno prima di tutti gli altri, perché se io posso, per esempio, se tu hai, facciamo un esempio con il denaro, tu hai il denaro, lo custodisci, però io sia in forma digitale a livello di blockchain, con un wallet, se io come hacker posso entrare nel tuo wallet, nel tuo portafoglio digitale e hackerarteli, allora i soldi non sono tuoi, sono miei. Stessa cosa se posso entrare a casa tua e rubarteli o anche delle galline o del cibo,
Quindi la prima cosa è difendere quello che è nostro, e questo è importante, per quello dico sempre importante vivere in una comunità con persone che sono nella stessa frequenza, perché se succederà una crisi, e secondo me succederà, sarà molto peggio che nel 29, perché nel 29 allora innanzitutto la società era molto più religiosa, le famiglie erano patriarcali, e vi ricordate anche in Italia c'era il fioretto eccetera. Adesso per esempio abbiamo tutta questa invasione di persone che ci stanno portando, che sono le persone peggior profilo dall'Africa, dai paesi, e queste persone qui che già oggi ci entrano in casa e ci rubano senza nessun motivo, semplicemente magari per procurarsi qualche dose, immaginate quando avranno fame. Quindi non c'è più quello scenario, quel tipo di società che c'è nel 29, così come anche non c'è più quel tipo di società che nel 29 solo il 5% era, il 95% era business owner, ovvero era proprietario dei propri asset, della propria attività, erano più che altro contadini, la famiglia patriarcale era allargata, quindi le persone che andavano nelle città e gli andava male, poi tornavano, venivano licenziati, iniziavano a lavorare nelle catene di montaggio della Ford, per esempio in New York, tornavano indietro, però avevano sussistenza, tornavano nelle famiglie d'origine, questo 5% di persone. Invece oggi è molto diverso, perché il rapporto è il contrario, il 95% delle persone dipende dal sistema, non ha più la terra, e la società, il contesto sociale è diverso, quindi puoi immaginare cosa potrebbe succedere se succedesse se, una crisi di quel tipo, e secondo me ne arriveranno anche di peggiori, secondo me ci saranno anche cyber attacchi, dovremo abituarci a delle situazioni di panico e di emergenza. Immagina cosa potrebbe succedere oggi in una città come Milano, dove se tu vai in un centro, in qualsiasi città, tutto il cibo arriva da fuori, non ci sono più come 80 anni fa i posti dove si produce localmente, dove le persone vanno a rifornirsi. Ecco, quindi in questo senso è importante la difesa, è importante stare in zone tipo ranch o zone diciamo protette, dove ci sono delle comunità, e più grande la comunità e più forte è l'aspetto della difesa. E qui torniamo al titolo della puntata di oggi. È finita la preparazione? Cioè siamo arrivati al dunque? Sicuramente il periodo è scaduto, quindi non c'è più la possibilità di evitare questo scenario che stiamo, in cui stiamo per entrare. Perché? Perché quest'anno avremo talmente tanti episodi di violenza, di esplosione, di rabbia, dovuti a questi transiti che influenzano gli animi umani, ma soprattutto avremo episodi con continue emergenze, molto di più del 2020. Quindi da quello che a mio modo di vedere, da quello che vedo che succederà, saranno degli episodi molto più gravi, più importanti del 2020 in termini di emergenze, di cambiamenti, e dobbiamo essere pronti a questo. Al termine di questo periodo qui del 2024, però, la buona notizia è che molti di noi si renderanno conto, così come se avete visto, immagino di sì, il film Truman Show, alla fine capiranno che hanno vissuto in una simulazione, che tutto era organizzato, cioè molti di noi, tra di noi l'abbiamo già capito, però ancora molti non l'hanno ancora capito, e quindi verrà fuori questa specie di rabbia, no? Ma dire, ma come? Tutto quello che ci è stato raccontato del nostro passato, eccetera, è tutto completamente manipolato, distorto, eccetera. E poi queste rivelazioni, queste cose che usciranno, molto gravi, avete visto anche cosa è successo a Kate, che di colpo è sparita, dopo sembra che lo fanno con l'intelligenza artificiale, molti iniziano a riconsiderare i nostri regnanti, il sangue blu, che iniziano a capire che anche attori, attrici iniziano a avere o dei soci o dei cloni, oppure che quando uno arriva a un certo livello lo fanno sparire, c'è qualcuno tipo Michael Jackson, eccetera, qualcuno inizia a unire i puntini e inizierà a montare tutto questo, perché è come quando uno scopre che è stato ingannato, tradito per molto tempo. E poi questo attiverà tutta una serie di altri episodi molto importanti nel 2025, e che poi sfoceranno ancora, sarà un'escalation fino al 2026. Quindi questo triennio servirà per alla fine del 2026 avremo tutte le idee molto più chiare rispetto a quello che ci sta succedendo. Allora aspetta Davide, da qua al 2026 ne dobbiamo superare parecchie. Allora io farei un passo indietro, nel senso che
Naturalmente, continuiamo a dirlo, andatevi a vedere i video di Davide sul suo canale, per cui dovete recuperare un po' di pezzi, non è che si può tutto in una sera. Però è opportuno, secondo me, capire, intanto aiutaci ad entrare nella logica del perché una particolare configurazione degli astri ha possibili ricadute sugli esseri umani e su parti del mondo. Insomma, per chi come me è cresciuto, per esempio, appassionato di astrofotografia, astronomia, per me gli astri sono belli perché si vedevano in cielo, si potevano sofotografare, alcuni magari fenomeni celesti come delle coniugazioni, insomma, meritavano di essere visti, ma più di questo niente. Poi anche io col corso del tempo ho cominciato a rivedere alcune cose, e soprattutto volevo chiederti cos'è stato propedeutico nel cielo a capire quello che, per esempio, questo ci può aiutare, no? Nel 2019, nel 2018, cos'è che ci aveva anticipato la visione del cielo a quello che sarebbe poi accaduto nel 2020, nel 2021, nel 2022 con la pandemia, con la follia che c'è stata in giro? Così adesso ci puoi aiutare con un esempio, con un parallelismo, diciamo, quello che sta accadendo adesso lo sappiamo, è imminente l'eclissi solare, è imminente il passaggio della cometa, cioè già in itinere il passaggio della cometa del diavolo, però questi segni a che cosa ci portano, così come quei segni che c'erano nel cielo in passato a che cosa ci hanno portato? Ecco, se ci aiuti a fare questi passaggi, aiuti chi in qualche maniera vuol comprenderne di più, ecco. Beh, innanzitutto le eclissi solari, così come quelle lunari, sono, e anche le comete, sono state da eoni le cose più facilmente predicibile per l'essere umano, cioè dal punto di vista dell'astrologia, quando ci sono delle eclissi sia lunari che anche solari, queste attivano sempre dei grandi cambiamenti, come il passaggio delle comete. Per esempio, prima della pandemia, lo stesso c'è stato un passaggio importante di una cometa nel 2018-2019, appunto, adesso il nome della cometa non la ricordo. Quindi sono sempre dei grandi presagi, dei grandi segni, ecco perché nell'antichità, anche nel passato, le civiltà erano molto attente con i calendari a quando c'erano queste congiunzioni o opposizioni dei pianeti, così come anche le eclissi. Quindi le eclissi indicano sempre un grande cambiamento, una grande svolta. L'eclissi è praticamente il sole, in questo caso, che si oscura, e già avevo avvisato tempo fa, quindi serve per portarci a riflettere, a fermarci, a poi a esporre. Questa è, ecco, la cometa del diavolo. No, questa è quella del 2019 che hai chiesto, si chiamava C2019Y4 Atlas, eccola qua. Esatto, scusami, non ho visto la forma, stavo guardando la parte esterna. Sì, va bene, vai. Sì, ok, comunque questa qui, ecco, esempio. Questa cometa qui, io all'epoca stavo studiando, approfondendo ovviamente sempre l'astrologia vedica, però rimasi scioccato dalle previsioni di un grandissimo astrologo indiano che, appunto, basandosi sul transito di questa cometa e tutta una serie di ragionamenti, è abbastanza giovane, potete andarlo a trovare, adesso il nome non me lo ricordo, disse che sarebbe arrivata una grande pandemia, che il mondo si sarebbe bloccato, che sarebbe iniziato il lockdown, sarebbe iniziata una crisi economica in conseguenza di lockdown, eccetera, eccetera. Quindi vedete ancora una volta che quando ci sono questi transiti, queste cose che succedono, e grazie per averlo tirato fuori perché non mi ricordavo il nome tecnico, il nome scientifico, sono sempre legati a dei fatti molto importanti. Come dicevo, noi viviamo in una super realtà simulata, dove stiamo sperimentando tutto questo. Prima di arrivare su questo piano, anche scegliamo le condizioni, il tipo di predestinazione, che non ha nulla a che vedere con libero arbitrio, perché predestinazione è uno scenario che noi progettiamo per poter fare i nostri salti di coscienza e le nostre evoluzioni, e ovviamente le anime più evolute di solito sono quelle, quindi lo dico anche per chi sta affrontando dei periodi difficili, le anime più evolute sono quelle che spesso vengono messe più alla prova, perché ovviamente se tu vuoi formare i Navy SEAL non li mandi a Disney World, li formi con delle tecniche, con delle prove estreme,
Quindi il fatto che noi come anime in questo momento stiamo affrontando, scusate, delle difficoltà, vuol dire che sono delle cose che noi abbiamo scelto per poter arrivare al livello successivo di comprensione. Quindi tutto quello che prima di arrivare su questo piano noi progettiamo, so che magari per chi lo sente per la prima volta può sembrare assurdo, ma questo è per dirvi che non esiste nessuna forma di vittimismo, noi scegliamo le circostanze, quindi il momento in cui capiamo che siamo qui per una scelta, abbandoniamo lo stato di vittima, così come anche quando iniziamo a fare la meditazione passiamo dalla vittima alla creazione, cioè iniziamo ad accettare che tutto quello che succede attorno a noi è nostra responsabilità. Questo è il primo passaggio fondamentale, incluso come ci sentiamo, le emozioni che proviamo. Senza questo passaggio non si può andare avanti a parlare allo stesso livello di consapevolezza, perché tutto alla fine è basato con le vibrazioni, no? Quindi nello stesso momento, e questa è anche musica, noi mettiamo due vibrazioni insieme, si attiva la legge della coerenza e si riesce a creare poi tutto quello che ne consegue. Quindi è fondamentale capire perché siamo qui, recuperare il nostro percorso, capire che siamo in questa realtà simulata dove scegliamo le circostanze, capire che il movimento degli astri, prima ho fatto l'esempio, è come se la stella polare, che è dove questi, dove secondo molti, chi ha iniziato la nostra civiltà, proviene da quel complesso di sole, dall'orsa maggiore, con la stella polare che indica, è come un punto fisso nel cielo dove tutti gli altri astri sono appesi Scusa. e portano in base, come se fosse un lampadario, dove con questa stella riesci a capire esattamente le posizioni anche del sole, dei pianeti, di Giove, di Venere, eccetera, eccetera. Quindi questi grandi saggi che hanno poi scritto i Rig Veda avevano questa conoscenza di oltre 10.000 anni che veniva data da questi, chiamiamoli padri genetisti, chiamiamoli come vogliamo, quelli che hanno portato la nostra civiltà a un livello, che hanno contribuito ad aumentare la diffusione della nostra specie. Parlo di corpo, non di anime, perché le anime sono coeve ovviamente, e quindi hanno aiutato a popolare questo pianeta. Quindi tutto quello che ruota attorno a questa scienza, al movimento degli astri, all'influenza che gli astri hanno. Guarda, per esempio, l'influenza che ha la Luna, nei liquidi, per esempio, Le nelle maree. maree, o nelle piante. Prova a piantare contro la Luna, con Luna, per esempio, calante, e vedi cosa succede. Quindi noi, siamo sì unità di coscienza, siamo Dio in forma umana, ma siamo soggetti a dei limiti temporali e dei limiti, per esempio, se io adesso vado fuori scalzo a novembre, non posso farlo, oppure non posso seminare che ne so, ad agosto o a luglio, devo seminare entro la maggior parte dei semi, entro l'equinozio, entro il 21 di aprile, entro la primavera comunque in ogni caso. Quindi tutte queste informazioni qui, incluso il movimento degli astri, facevo l'esempio della Luna. La Luna regola, ricordiamo che nei liquidi c'è anche il nostro sangue. Se andate più in profondità riuscite a capire che, per esempio, cambia moltissimo anche per voi tagliarvi i capelli con luna crescente o luna calante, oppure addirittura se la Luna è in Vergine o in Leone cambia di moltissimo. Se tagliate i capelli con luna calante, questo cresceranno molto più lentamente, saranno più opachi, più crespi. Faccio dei piccoli esempi: se andate a farvi un'operazione con luna crescente avrete dei problemi di riflusso di sangue, le ferite e le cicatrici faranno più fatica a formarsi; se invece le fate con luna calante, dove luna calante si fanno tutte le cose dove si deve stare a riposo, quindi interventi chirurgici sono consigliabili per esempio con la luna calante, perché non, poi i periodi di recupero sono migliori. Quindi tutte queste informazioni qui, che magari la maggior parte delle persone non conosce, sono regolate dal semplice movimento della Luna, ma non solo la Luna, anche tutti gli astri. Quando un pianeta è retrogrado, per esempio adesso siamo in un periodo qui ad aprile, dove avremo queste grandi, diciamo, e queste eclissi dove ormai tutti ne parlano, non 8 mesi fa quando ne parlavo io, adesso se aprite sul canale e già da lì vedete che la consapevolezza, su YouTube, scusate, già da lì vedete che la consapevolezza è cambiata, no? 10 anni fa
con un'eclisse non sarebbero stati 18 milioni di video che parlano dell'eclisse, della X, eccetera. Questo mi fa capire come stiamo progredendo come consapevolezza. Però tornando al discorso di aprile, questo è un mese non per agire, per stare fermi, perché abbiamo Mercurio retrogrado, e quindi dal 1 al 25 Mercurio retrogrado porta a ripensamenti, quindi se dobbiamo fare dei contratti, delle cose, un pianeta diventa retrogrado a causa dei movimenti per esempio dei pianeti attorno al Sole. Ci sono dei pianeti che ruotano più veloci e più lenti, ma poi a un certo punto il pianeta veloce lo supera e quindi sembra che l'altro vada indietro, no? Quindi è un effetto ottico, ma che ha un'influenza in questa rotazione anche sugli esseri umani e su tutte le forme di vita. Quindi tutte queste dinamiche qui che dici, che sembra che a un occhio magari non esperto, una persona che non approfondisce, questi collegamenti non sembrano evidenti, ma se iniziate ad andare in profondità, incluso anche andare a vedere semplicemente gli ascendenti, non solo quando la Luna è calante e crescente, ma anche in chi ascendente è, vedrete che ci sono delle attività come la pulizia della casa che sono raccomandabili farle con un certo ascendente della Luna, altri meno perché hanno più effetto, cioè si entra in una dimensione molto più sottile che però faceva parte di una conoscenza che si è perduta e che invece spero che piano piano torni di nuovo. Chiaro. Alessia. Francesco, ti sei reso conto che è passata un'ora sì, ed è volata? Sì, mi sono reso conto. Allora, abbiamo detto aprile è un mese in cui è auspicabile rimanere fermi, non prendere iniziative che potrebbero essere controproducenti, perché potremmo cambiare idea rispetto alla decisione, questo ci stai dicendo. Esatto, perché quando un pianeta retrogrado ritorna indietro e riporta le cose indietro, quindi questo potrebbe portare, siccome Mercurio è legato alle telecomunicazioni, ma anche alle comunicazioni di per se stesso, quindi magari diciamo delle cose che poi un giorno magari possiamo essere pentiti, oppure firmiamo dei contratti sui quali dopo abbiamo dei ripensamenti, quindi è un periodo, cioè chi segue gli astri è molto attento a queste cose qui, perché gli astri ci possono semplificare la vita, cioè gli astri ci dicono che ci sono dei periodi favorevoli, così come quando, che ne so, sta per arrivare la tempesta o noi guardiamo le previsioni, allora magari non usciamo se domani è previsto brutto tempo, non andiamo a prendere il sole. Stessa cosa sono gli astri, quando c'è uno scenario favorevole ci fa azione, quando lo scenario non è favorevole o abbiamo poche, perché gli astri ci danno delle possibilità, delle probabilità, quando le probabilità sono molto basse conviene non agire, e questo è vivere in sintonia con l'ambiente, così come sopra così sotto, eccetera eccetera. Senti, uno dei passaggi che hai fatto e che naturalmente ha catturato almeno la mia attenzione, non so quella di Alessia, è che dobbiamo aspettarci un deterioramento della situazione da metà anno, cioè dopo giugno, da giugno in poi, diciamo, le cose sembreranno o comunque andranno peggiorando, precipiteranno, vediamo dove arriviamo. Ecco, leghiamole, naturalmente questa cosa l'hai detta, perché quali sono i segni nel cielo che ci indicano questo deterioramento della situazione? Che cosa accade in cielo che poi si riflette sulla Terra? Beh, ci sono dei transiti molto pesanti nella carta astrale della maggior parte dei paesi. Per esempio a dicembre Mercurio è retrogrado sul tema natale degli Stati Uniti e Marte è retrogrado, scusate, e quindi questo porta, Marte è sempre rabbia, violenza. A dicembre hai detto? Questo a dicembre sì, anche prima Marte, e l'importante è guardare sempre perché a novembre ci sono le elezioni negli States, vi ricordo. Esatto. Quindi allora, una delle cose più importanti da guardare anche nel proprio segno è la posizione di Marte, quindi vedere sempre i transiti che ha Marte. Se andiamo a calarlo poi nei vari stati, nei vari paesi, vediamo che ci sono un sacco di transiti nella seconda parte dell'anno nei principali paesi dove Marte attiverà, tra l'altro Marte sta per entrare anche prepotentemente in India, quindi questo porterà l'India a essere
più propensa agli armamenti, all'entrata in guerra rispetto a quello che è stato in passato. Quindi in sostanza la configurazione degli astri. Poi dopo il 20 c'è la grandissima congiunzione tra Urano e Giove, che porterà a un grandissimo risvegli improvvisi da parte dell'umanità, quindi ci saranno degli episodi scioccanti, dobbiamo essere pronti letteralmente a tutto, potrebbe essere degli attacchi cibernetici che ci stanno già preannunciando da tanto tempo, nuove pandemie, che ne so, rivelazioni oppure rivelazioni su UFO o qualcosa che vada a interrompere anche lo stesso processo delle elezioni in America, perché ovviamente non possono permettersi che Trump vinca le elezioni, sarebbe una catastrofe per loro, quindi probabilmente non ci saranno neanche delle elezioni. Cioè, sì, questa cosa l'avevi detta e mi aveva incuriosito questa cosa qua, come se fosse un elemento che in qualche maniera bisognava tenere altamente in considerazione, l'idea che non si riesca a giungere a delle elezioni negli Stati Uniti. Io non capisco come fanno, cioè devono architettare qualcosa di... Esatto. Guardando la carta degli Stati Uniti, ci sono talmente tante cose che succederanno a ottobre e a novembre che secondo me è impossibile che uscirà un vincitore dalle elezioni. Secondo me faranno qualcosa, non riesco a vedere un esito positivo, e soprattutto la persona che entrerà nella Casa Bianca in qualche modo, magari, che ne so, dopo dicembre, dopo gennaio, dopo febbraio, dovrà ben guardarsi le spalle, perché c'è la stessa conformazione degli anni del 68, quando sono stati gli assassini di Kennedy Jr., di Martin Luther King. Quindi secondo me nel 2025 entreremo in un'epoca dove ci saranno molte persone che verranno assassinate, molti leader. Quindi in questo senso dobbiamo prepararci a questi episodi. Sì. Senti, invece la preannunciata nuova pandemia tremenda, sì, della malattia X, sempre già, in questo periodo o più avanti? Già, io non sto, cioè, non pubblico tantissime cose in Facebook, ma sul mio canale in Telegram sto iniziando a pubblicare qualcosa. C'è un problema, non mi ricordo, a livello di aviaria su un grande stabilimento, una grande industria negli Stati Uniti, dove una grande fattoria dove stanno ammazzando milioni di galline, dicendo che c'è un problema di aviaria che potrebbe adesso mutare, andare sull'essere umano. Ci stanno già provando, però se voi andate a vedere, e questo è un esercizio che magari puoi fare anche adesso e mostrarlo al pubblico, scrivi SPARS pandemic, vedrai che hanno già dato il nome dell'università di Hopkins, che sono le università dove pubblicano tutte le ricerche in collaborazione con le famiglie Rockefeller e Rothschild. Scrivi SPARC Pandemic 2025-2028 ed è lo scenario che c'è un PDF tutto dettagliato, dove vedrete che sono già catalogati i tipi di interventi che faranno nei media. È un PDF proprio, e c'è tutto. Ecco, futuristi, questo qui, ecco, però non è, questo è il link magari italiano. Se metti SPARS pandemic e vedi che c'è un PDF, lo scarichi, vedi proprio la fonte. Adesso vediamo che ingrandisco anch'io, qual è, c'è proprio un PDF. Eccolo qua. Ecco, esatto, e vedi, e lo apri, si apri. Strano che non si apra, comunque invito a tutti a farlo, e vedete esattamente dove loro mese per mese dicono gli interventi che c'è da fare nei media, come reagire a un determinato focolaio in un paese rispetto a un altro. È già tutto preparato, quindi come vedete non è che quando uno inizia ad approfondire, no, quello è vabbè, comunque vi invito a tutti a farlo, e c'è proprio un PDF. Vediamo se riesco in questo momento andare a vedere il link SPAR pandemic, e eccolo qui, posso inviartelo? Sì, guarda, posso? Puoi inviarlo qui alla posta interna, alla chat interna nostra. Guarda, c'è una chat interna, eccola qua, ti è aperta una finestra rossa da... Dov'è?
Vedi che ti è comparsa sulla destra da qualche parte un'iconcina in rossa. Alto, sulla destra. Ah, ok, ok, adesso l'ho vista, sì. Perché ero ingrandito, allora vediamo dove lo metto. Dove... Sì, sì, allora... sotto e poi lo invichi, io lo prendo copia e incolla e lo giro. Ecco, non riesco, eccolo, forse qua. Come faccio a... come, eccolo qua, me lo scrivo. Prova a vedere se riesci a vedere sì, il link. Sì, sì, lo vedo perfettamente. Cliccalo. Ctrl C, lo mettiamo qui. Inizieranno già da questo quest'anno e l'obiettivo è tenerci bloccati per 3 anni. Eccolo qua. Se lo andate a leggere è proprio molto molto dettagliato, ma questo è online già da 2 anni. E dove vedete, ecco, eccolo qua. Se vai a scrollare giù vedi tutti gli scenari, gli interventi che ci sono nella... dicono che tutto che sono simulazioni, ma vedete come è architettato bene tutto nei dettagli, prefazione, cosa si dovrà comunicare nei canali sociali, nei media, e la risposta, gli articoli del giornale, le chronicles, cioè le cronache che dovranno uscire. Davide, ma questi viaggiano 5-10 anni avanti rispetto a quello che stiamo... Esatto, ma vedi, cure possibili, tutte le pubblicazioni che faranno sono già tutti preparati, ma infatti loro, la differenza tra loro e noi è che loro sono preparati, ecco perché io cerco anche, lo scopo dei miei video è preparare le persone, perché se uno è preparato riesce a fare come loro, che riescono a pianificare. Noi stiamo entrando in un'epoca di quinta dimensione dove inizieremo a creare il mondo che vogliamo, ma dobbiamo iniziare a pensarlo e pianificarlo. Finché non lo iniziamo a pensare e pianificare, loro che sono molti meno riescono ad avere successo, perché alla fine così è come si crea una dittatura, quando due persone hanno paura di 98 persone, quindi sì. Dobbiamo essere molto, molto vigili. Allora, per chi in qualche maniera fa difficoltà a trovare questo link, lo metto in descrizione al video, così poi quando finisce il video, se volete, potete cliccarci sopra e vi scaricate anche voi il documento. Grazie per questa indicazione, insomma io non l'avevo visto sto documento, ma lo leggerò, insomma andrò ad approfondire anch'io. Senti, ma fino a questo momento i loro piani per il 2030 sono andati esattamente come loro pensavano che sarebbero andati? O ci sono state l'agenda 2020-2030 è quella di cui parla Alessia sicuramente. Sì. Esatto, no, no, loro sono in fortissimo ritardo, infatti questo li fa esporre sempre di più e rendere sempre più ridicoli. Loro queste cose, allora, intanto sono rimasti traumatizzati dal 2016 quando è andato su Trump, che gli ha ritardato lo scenario di 4 anni, loro devono essere in uno stato molto più avanzato. E poi tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo li sta complicando non poco, perché sanno che stiamo ricevendo molte più informazioni dal cosmo, molta più energia, e questo ci attiverà i ricordi, no? Perché noi siamo qui per fare un'esperienza spirituale in un corpo fisico che prendiamo a prestito, chiamiamolo così, però quello che noi dobbiamo fare semplicemente è ricordare, quindi man mano che noi saremo sempre più persone, vedete quante persone stanno aumentando, che iniziano a canalizzare, che iniziano a ricordare, iniziano a avere visioni, perché stiamo entrando in una nuova frequenza, quindi loro sanno che le persone stanno per ricordare il nostro passato, la verità, e quindi stanno accelerando, e nell'accelerare questo li espone ancora di più. Quindi è molto importante capire che non ce la faranno alla fine, però cercheranno di portarsi via più persone possibili. Quindi sì, la risposta è sono in ritardo e non ce la faranno, però purtroppo ci sarà questa tribolazione, perché non si è mai visto neanche nella storia un dittatore che si mette a negoziare col popolo e si arrende, eccetera. Tutti i dittatori o tutti i tiranni hanno sempre fatto una brutta fine, quindi non dobbiamo aspettarci una resa. Loro sanno che se perdono questa battaglia è finita, è game over per loro. Ci stanno provando anche negli ultimi 300 anni, da quando hanno istituito gli Illuminati, per passare dalla Babilonia al controllo babilonese a un controllo molto più restrittivo con la tecnologia adesso, e quindi lo sanno, però faranno di tutto, faranno come chiunque, qualsiasi muore Sansone e Filistei, come Nerone che ha dato fuoco, eccetera, quindi sarà un po' traumatico.
Senti, Ma quello che, facevi. scusami un secondo, che ho Vai, una adesso, curiosità vai, che ce l'ho da un po' di giorni e glielo volevo chiedere, perché su Telegram ha pubblicato un po' di notizie riguardo, per esempio, a Kate, che hai alla famiglia reale inglese, a cui hai accennato prima. Ma tu come leggi questa situazione? Cioè, è una sorta di attacco a un'elite? è molto semplice. Allora, Kate, ecco perché anche qui la spiritualità ci risolve dei problemi che non possono essere risolti dalla mente. Non so se conoscete i registri akashici, se Sì, avete mai sentito parlare. certo, Ecco. cioè, guarda che Sono qua puoi parlare di cose complesse anche perché questi amici della nostra community hanno il coltello fra i denti, seguono, sono hanno preparatissimi. studiato, Hanno sì. studiato. Quando vi sentite ingannati o che la realtà non vi quadra, andate nei registri akashici o fate dei corsi per accedere ai registri akashici. Allora, la mia personale esperienza, da quando ho iniziato a fare questo, è che Kate sia ancora viva, cioè quando sono andato a vedere nei registri non la vedo come morta. Quindi, secondo me, Kate è tenuta non a retto agli ennesimi tradimenti della famiglia reale di Williams, così come Carlo tradiva Diana, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che loro hanno nascosto per tempo, però sembra che non abbia più retto a queste ennesime provocazioni, sia tra virgolette impazzita, abbia cercato anche di portarsi via i figli, ma purtroppo non gli è concesso in quella setta dove si trova ora. E quindi sembra che sia stata sostituita da un sosia, almeno quello che sento io, che vedo io, ho guardato il video, non mi sembra che sia lei, poi ci sono degli errori guardando i filmati. Aveva postato tempo fa nel suo Instagram una foto che era chiaramente fatta con l'intelligenza artificiale, poi l'ha cancellata, eccetera. Quindi stanno facendo degli errori, si stanno smascherando e sempre più persone iniziano a capire, anche quella famiglia con Andrea che è inquisito con l'isola di Epstein, che ha detto un sacco di menzogne alla TV, cioè stanno cadendo questi miti delle famiglie dei reali, dei sangue blu, di queste, e sta iniziando a venire fuori la verità su questo controllo che è stato portato avanti. Sanno che ogni volta che c'è un grande reset devono praticamente arrivare a controllare il denaro a tutti i costi, anche con assassini, devono arrivare a controllare il cibo, eccetera, eccetera. Quindi quelli del precedente reset passano le informazioni ai nuovi, che dopo si trasmettono attraverso il sangue blu per il controllo dell'umanità, perché sanno che devono andare in quella direzione per alla fine microcipparci, il marchio della bestia. Non è che le scritture sacre sono tutti veggenti, sono persone che hanno vissuto le reset precedente e sanno esattamente che se si vuole controllare il pianeta, e adesso avremo il massimo strumento di controllo con l'OMS, con il trattato pandemico a maggio, nessun essere umano, nessun essere della storia potrebbe aver avuto il controllo su 5-6 miliardi di persone, parliamo quelle che potrebbero controllare, neanche Gengis Khan, neanche l'impero romano, nessuno avrebbe mai sognato di avere tanto potere così come quello che gli sta per essere conferito. E quindi loro sanno che devono tramandarsi questa informazione e devono arrivare prima o poi a creare una banca centrale, a creare questa, a creare quell'altro, e così. Un governo unico. Esatto. Chiaro, almeno guarda, su questo canale di complottisti come Alessia, io invece non sono complottista, diciamo, questi scenari più o meno ne abbiamo sempre parlato, li abbiamo sempre intravisti, li abbiamo riconosciuti. Quello che facciamo invece più fatica a intravedere è quei segni che poi qua magari ti chiedo di darci una mano, è quei segni che in qualche maniera possono aiutarci per intravedere come crollerà la Matrix che ci hanno messo davanti, perché è vero che ci stiamo continuamente sta aumentando la consapevolezza, insomma, me ne accorgo anch'io da quando, insomma, siamo qua che curiamo il canale con tutto il gruppo, vedo sempre più collegamenti, sempre più persone interessate a certi argomenti che magari 5 anni fa non ci badava nessuno, molti stanno in qualche maniera prendendo coscienza di quello che gli è capitato perché hanno fatto esperienza diretta, cioè se non lo capisci con la spiegazione poi prendi le botte e alla fine ti ravvedi sulle cose. Però ecco, capire che ci hanno mentito su tutto, questo è estremamente destabilizzante. Le persone non accetteranno tanto facilmente questa cosa. Allora, quali segni lasciano intravedere che la Matrix sta crollando, che tutta la falsità, l'inganno che ci è stato messo davanti, ormai non regge più?
Ma allora, innanzitutto non tutte le persone sono risvegliabili, anzi, il contrario, la maggior parte secondo me non ce la farà. Quindi coloro che si stanno risvegliando, a mio modo di vedere, ce la faranno e onestamente, da quello che penso io, è meglio avere poche persone ma buone per ricostruire, perché finché sarà in piedi qualsiasi aspetto della nostra vita, delle organizzazioni, dei leader, degli strumenti, significa che chi governa dietro le quinte sarà ancora presente, sono presenti sempre gli stessi. Quindi deve cadere ogni aspetto della nostra vita, della società, del modo in cui viviamo, del modo in cui transiamo, il modo in cui spostiamo il denaro, in cui alleviamo, il modo in cui qualsiasi aspetto della vita, gli allevamenti intensivi, tutto quello che abbiamo creato che va contro natura. E questo è il primo aspetto. Quindi è ovvio che ne so, il 60-70% delle persone non ce la farà. Quindi mi aspetto onestamente anche dopo le guerre, molte carestie, molte persone, secondo me la maggior parte delle persone morirà anche per mancanza di cibo, cioè tutto quello che loro stanno adesso creando, non solo con le guerre, ma anche con ti pago per non coltivare le terre, Sì, ha solo scopo di creare un'iperinflazione in modo che pasta e riso, i prodotti base andranno alle stelle, pochi potranno permetterseli, quindi o ti mangi la carne del laboratorio sintetica la e farina gli di scappi grilli. e la farina di grilli, oppure non ce la farai, ma soprattutto anche le guerre. Quindi il vero aspetto, quello tosto, secondo me, sarà proprio le carestie e le conseguenti malattie che si attiveranno, perché ovviamente, come se guardiamo in Africa, quando le popolazioni non si nutrono nel modo corretto, molte malattie potrebbero essere debellate semplicemente con una sana alimentazione. Quindi, primo, a mio modo di vedere, poche persone ce la faranno. Però quelli che ce la faranno sperimenteranno un sogno, la loro miglior vita, quindi saranno in uno scenario, cioè sperimenteranno veramente il paradiso in terra, che è quel discorso che dicevo prima, dove noi quando sperimentiamo la quinta dimensione, senza morire, senza andare nella sesta, diciamo, senza perdere il corpo fisico, quando torni, le persone che hanno delle esperienze di pre-morte sperimentano la loro vera essenza, questa espansione, capiscono di essere parte tutt'uno con Dio. Quindi sarà uno scenario che per molti sarà uno scenario brutto, per molti sarà uno scenario incredibile. Non avremo tutti la stessa esperienza dei fatti che succederanno. Sì. Adesso non so se ho risposto alla domanda, No, ma no, no. Sì, i segni no. sono. Sì, i segni I segni sono evidenti, chiaro, chiaro, chiarissimo. No, tra l'altro mi hai fatto adesso le cose, hai fatto anche un passaggio su questa cosa qui. Le cose che ci sta dicendo adesso Davide, cioè il tentativo anche di creare un'iperinflazione dove soprattutto i generi alimentari costeranno tantissimo, se in qualche maniera facciamo fatica a riconciliarci con la narrazione di Davide perché la sentiamo troppo distante, no, è scritto anche nell'Antico Testamento, voglio dire, in Apocalisse sono andato a rivedermi ora il passaggio, è così, una misura di frumento per un denaro, tre misure di orzo per un denaro, che è una... Come dire, proporzione altissima, perché è come dire che un panino lo pagate 500 euro, dico, per dire. Ecco. Allora, almeno le misure, ecco, questo è quello che veniva. Anche i testi antichi ci dicono questa cosa qui, eh? Quindi arriveremo in Assolutamente. Apocalisse a dover comprare i generi di prima necessità per un costo altissimo. Esatto, e l'oro e l'argento esploderanno, tra l'altro lo si può vedere anche in questi giorni, l'oro ha Sì. superato i 2.300, nuovo record Cina e storico, Russia stanno facendo incetta su tutti i mercati ma mondiali di... prendete, io ormai non mi stanco più da dirlo da un anno e mezzo, prendete più oro possibile, più argento possibile perché andrà su alle stelle, e guardate cosa ha fatto anche il petrolio, ha superato gli 85, continua ad andare sempre più su, gli Stati Uniti ormai hanno bloccato anche qualsiasi possibilità di rifornire le riserve strategiche, ci saranno crisi incredibili, quindi il fatto che l'oro ai massimi storici ed è iniziato il super ciclo a 10 anni vuol dire che sta per arrivare, perché ricordate l'oro è l'asset anticiclico, no? Quindi l'oro va bene quando nel mondo ci sono problemi, se andiamo a vedere le ultime impennate negli anni 80 oppure nella guerra del Golfo, andate a vedere come era, oppure nel 2008-2009
quando è iniziata la bull run, che ha portato l'oro da 800 ad andare a 1913. È andata proprio nella crisi finanziaria del 2007, 2008, 2009, dove c'è stata la grande crisi immobiliare, eccetera. Il fatto che l'oro stia iniziando a correre, a iniziare a fare questo super ciclo, vuol dire che c'è chi ha delle informazioni particolari e lo sta comprando. E se andiamo a vedere i più grandi manager delle più grandi perché multinazionali, che non si fidano più del dollaro come moneta di controvalore per tutti gli scambi, quello è esatto. Quindi cioè, i segnali ci sono, li potete vedere da ogni angolatura. Quindi si tratta di connettere i punti. Il problema è che molte persone non riescono, ormai i punti si toccano, ma ancora tanti non riescono neanche a vederli, anche se i punti ormai di fatto si stanno collegando. Senti, vabbè, però a questo punto una domanda, cioè, lo chiedo non tanto all'esperto di astrologia vedica quanto all'economista, colui che si occupa di questioni finanziarie, perché ce l'hanno raccontata così. Ma ste sanzioni che abbiamo fatto alla Russia hanno funzionato in qualche maniera oppure ce l'abbiamo? Ma assolutamente no, la Russia ha aumentato i propri mercati con la Cina, con l'India, assolutamente no, la Russia è solo noi praticamente. Sì, ma infatti la vera ricchezza, come dico sempre, sono le risorse economiche, le risorse che abbiamo nel sottosuolo, le risorse energetiche. Il denaro solo misura la ricchezza, ma se noi siamo in un'isola selvaggia, deserta, non abbiamo una valigia con un miliardo di dollari o euro, ma non abbiamo prodotti o servizi da comprare, non siamo ricchi. Quindi chi ha veramente le risorse nel sottosuolo, il petrolio, il gas, l'oro, l'argento, quella è la vera ricchezza. Quindi viviamo in una bolla, che pensiamo che il denaro abbia valore, il denaro ha valore finché c'è la fiducia, altrimenti se bastasse stampare monete allora anche Zimbabwe o i paesi che sono, o il Venezuela, i paesi in default stamperebbero più monete, quelli che hanno iperinflazione, ma non è così perché tutto è basato sulla fiducia. Quindi quando verrà meno la fiducia e verrà meno sul dollaro e piano piano sempre più paesi stanno abbandonando, e lì inizierà una crisi senza precedenti. E la Cina non compra più titoli di Stato americani. Esatto, è una bomba all'orologeria. Il mercato finanziario in questo momento è una bomba all'orologeria che viene tenuto in piedi con gli stecchini, non, perché secondo me lo faranno esplodere quando avranno pronto le monete digitali, così come con i vaccini diranno, ecco, questa è gli stessi che hanno creato la crisi finanziaria diranno che l'unica cura è poi, l'unica soluzione sono le CBDC, quindi passare alle queste central bank digital currency come soluzione, quella sarà l'ultimo atto della nostra prigione digitale. E vedrete, inizierete a vedere in televisione, per radio, tutti parlare di queste CBDC come soluzione a questa crisi finanziaria, così come quando si è creata la crisi sanitaria, l'unica soluzione era il V puntato, senza ripeterlo tante volte, e vedrete che vi daranno la soluzione, che sarà quella, ci daranno la soluzione. Quindi la cosa più sbagliata. Noi non l'abbiamo fatto prima e non lo facciamo manco dopo. Ma la cosa importante è che queste persone sono potenti, cioè non è che sono potenti, sono solo ricche nel loro sistema, ma il potere deriva dalle leggi, dalle costituzioni, dal riconoscimento. Guardate Speranza o Bill Gates quando vanno in giro, devono girare con la scorta. Quindi queste persone non sono potenti. Loro prosperano nel loro sistema, ma se noi abbandoniamo quel sistema e ci spostiamo in un altro, non hanno nessun potere su di noi. Sì, ottimo Davide, ottimo. Alessia, che stavi dicendo? No, stavo dicendo, dico, a livello individuale la cosa peggiore che si può fare in questo momento è mettere i soldi in banca, tenere il proprio capitale in banca, mobilizzarlo, perché lasciate in banca, facciamo il contrario di come istruiscono i consulenti finanziari, che dicono non investite mai nei mercati azionari quello che non potete permettervi di perdere. Allora lasciate in banca solo quello che potete permettervi di perdere, perché arriverà il giorno, così come è arrivato per Cipro quando è arrivata la mega stangata, vi ricordate? Sì. Overnight, mattina alla sera nel 2012, una patrimoniale del 47%, quasi 50%, e quasi tutti i russi che avevano, soprattutto russi che avevano i conti a Cipro, si sono trovati i soldi dimezzati. Per non parlare poi dell'Argentina, per non parlare della Grecia. Aspetta Davide, ma questo su tutti i conti correnti o solo sui conti correnti che superano una certa soglia? O anche chi ha 1000 euro, per esempio?
No, adesso questo è difficile dirlo, però. No, chiaro, no, perché se lo fanno da 500.000 euro in su ce ne frega, ma anche se lo fanno siamo 200, sereni, siamo sereni. Quello che posso dire è che quando gli stati e questa storia entrano in difficoltà si comportano come qualsiasi privato, iniziano a chiudere tutti i costi, bloccare tutto. Guardate cosa ha fatto Nixon nel 1933, e Roosevelt. Vabbè, scusate, ma anche, ti ricordo che anche in Italia nottetempo hanno fatto un prelievo dai conti correnti, di poco. Roosevelt nel 1933, dopo la Grande Depressione, ha sequestrato praticamente l'oro degli americani, sì, svalutandolo, sapete, da $20.62 a 35. Quindi quando gli stati entrano in difficoltà economica o con crisi, con emergenze, giustificano qualsiasi azione, quindi aspettatevi di tutto. L'unica cosa che noi dobbiamo fare per essere sovrani e tornare a essere custodi del nostro denaro, come siamo sempre stati per migliaia di anni, dal sale, dalle conchiglie, dall'oro, prima, dopo di portare l'oro alle banche in cambio delle ricevute colorate, poi loro si sono tenuti l'oro e noi abbiamo le ricevute colorate. Però alla fine noi dobbiamo tornare come... questa è l'anomalia. L'anomalia è avere una terza parte che gestisce il nostro denaro. Ritorniamo alla realtà. La realtà è che ognuno custodisce le proprie ricchezze, come è sempre stato da eoni per tutti gli esseri viventi in questo pianeta, così come è stato anche in qualsiasi altro aspetto, nel lavoro, nelle cure, eccetera. Noi dobbiamo tornare sovrani, dobbiamo eliminare tutte le terze parti che hanno creato manipolazione e corruzione. Non abbiamo bisogno di loro, incluso anche le religioni, che come intermezzo tra noi, come intermediario, certo, tra noi divino, qualsiasi tipo, dal punto di vista sovranità spirituale, energetica, monetaria, ogni aspetto alimentare, dobbiamo ritornare a essere sovrani e controllare noi il processo, non avere parti esterne che sono gestite esternamente da noi. Sì. Allora, prima di andare avanti, facciamo un po' di interazione con gli amici che ci stanno seguendo da casa. Potete interagire tramite la nostra piattaforma di WhatsApp al numero 353 35 15 604. Prendiamo i vostri audio messaggi o video messaggi. Potete usare la nostra chat box, dipendentemente da dove siete collegati, sia da Facebook che da YouTube. E potete poi collegarvi sulla nostra, insomma, piattaforma di Telegram. Siamo un po' dappertutto. Alzate la mano, vi notate, vi accendo il microfono e vi sentiamo in voce. Bene, allora, c'è un argomento che sul canale, siccome siamo strani, brutti e cattivi, ci appassiona particolarmente. Siccome hai fatto un passaggio, ci sono delle indicazioni diciamo, nell'astrologia vedica che questo universo è popolato da altre... esseri viventi senzienti, consapevoli, in giro per le galassie, e in qualche maniera riusciamo a entrare in contatto, cioè è scritto nelle stelle che riusciremo a entrare in contatto con queste altre entità? Sì, vedrete che in questo biennio verrà fuori di tutto di più, quindi avremo anche dei contatti, ne sono completamente convinto. Quindi la risposta è sì, che esistono altre entità e anche ne verremo a conoscenza in modo ufficiale non nei prossimi 10 o 20 o 50 anni, ma nei prossimi 2 o 3 anni. Che cose meraviglia. Buone o cose che meraviglia. Alessia si preoccupa se duale. Se la mangiano, capito? L'universo è duale, quindi troveremo sempre yin e yang in tutte le civilizzazioni, quindi è normale. Il nostro percorso qui è iniziare a andare oltre la dualità e capire che alla fine esistono solo persone o entità con basse vibrazioni e alte vibrazioni. Però il bene e il male, di fatto, a mio modo di vedere, non esiste nell'universo, è solo una differenza vibrazione. Ok, allora andiamo a vederci qualche domanda adesso che è arrivata sulla nostra piattaforma di WhatsApp, ce ne sono diverse, ma anche sulla chat box, ne leggiamo qualcuna, le prime che arrivano, dai. Davide, hai dei suggerimenti generici per tenere le frequenze alte anche quando sembra difficile farlo? Spiega meglio aprire il cuore, quando dici teniamo il cuore aperto più che la mente, ecco. Allora, la mente è potentissima, dobbiamo iniziare a fare praticamente a trasformare la chimica
interna del nostro corpo non ha nulla di intellettuale, ma riguarda il nostro modo di sentire. Per cui se non cambiamo il nostro modo di sentire, non potremo mai cambiare il nostro destino, il nostro futuro. Quindi è importantissimo provare quelle emozioni che noi vogliamo sperimentare. Quindi faccio un esempio pratico, giusto per andare fuori dalla filosofia. Allora, innanzitutto, per cambiare qualcosa dobbiamo avere informazione e poi esperienza. L'informazione prepara nuova esperienza, l'esperienza la rafforza e fa sì che diventi la nostra verità. Solo informazione è una dissertazione filosofica, una chiacchiera da bar. Solo esperienza e ignoranza, perché ci costringe a ripetere le stesse diciamo esperienze. Quindi cosa devo fare? Immagina che tu adesso vuoi cambiare un'esperienza, immagina che hai astio contro, che ne so, tua suocera, non la puoi vedere, non la sopporti, però per un quieto vivere, per stare, vai a Pasqua, vai a Natale, vai a fare la cena, per stare bene con tua moglie, o se è una donna con tuo marito, decidi di cambiare questa circostanza. Allora cosa fai? Inizierai a prendere informazioni, a leggere dei libri, Dalai Lama, che ne so, Madre Teresa di Calcutta, la compassione, iniziare a entrare in questa dinamica, in questa serie di informazioni. Poi, mentre vai verso la casa di tua suocera, e mentre sei in macchina, inizi a visualizzare che, anche se non vorresti farlo spontaneamente, però lei apre la porta e tu inizi ad abbracciarla. Ecco, questo è un esempio, no? Quindi inizi a ripercorrere nella tua mente come fanno gli sciatori prima di lanciarsi giù nella discesa, che si mettono lì e li vedete che fanno così, iniziano a crearlo nella loro mente, perché non possono scendere prima quando c'è la gara, perché sporcano tutta la pista. Quindi lo vivono nella loro mente. Quindi nel momento in cui tu stai per arrivare, guidi, arrivi, parcheggi, sei di fronte a casa tua, suoni il campanello, si apre la porta e esce tua suocera. E anche se ti verrebbe come primo istinto di dire adesso questa io la ammazzo, gli salto addosso, ti sforzi dentro e la abbracci. E adesso inizi a sentire dentro di te qualcosa che non hai mai sentito. E ovviamente non basta una volta per diventare un santo, però questa cosa ripetuta almeno 21 volte, piano piano inizia a cambiare, e da quel momento in poi diventerà il nuovo atteggiamento, perché è passato dal tuo a livello intellettuale, dal tuo conscio, dove dovevi essere consapevole per fare un'azione, diventa inconscio, quindi non richiede più di pensarci, e quindi è entrata nella tua chimica, è cambiato la chimica del tuo corpo, il modo in cui interagisci. Quindi a livello intellettuale puoi andare a fare 100.000 corsi, ti danno tantissime informazioni, ma dopo che torni a casa, lo stress, si attivano i programmi automatici. Ma se invece tu lo ricrei a livello di sensazioni dentro, è come quando ti innamori. C'era la musica, la brezza, il profumo della bottiglia di Montalcino, tutto a che fare con le emozioni. Cioè, noi ricordiamo le cose, le emozioni, le esperienze, perché ricordiamo l'emozione che è associata a quell'esperienza. Quindi quando sei nella doccia, che ti ascolti una musica, ti riaffiora tutto. Quindi è importante viverlo a livello emotivo, cambiare le nostre vibrazioni. Quindi la vera meditazione è aumentare le nostre vibrazioni. Non è fare la meditazione, sì, che bene che sto, dopo vado in mezzo con i miei amici, problemi, casini, non arrivo a fine mese, è cambiare il nostro stato vibratorio interno. Quindi sì. Questo della suocera spero che abbia aiutato. Sì. Allora, naturalmente hai toccato un tasto interessante rispetto ai beni rifugio, molti ci stanno segnalando questa, vorrebbero saperne di più. Davide, oro, argento, ok, ma non hai parlato, non ho sentito parlarti di Bitcoin. Ci sono anche tante domande di questo tipo, vedi, anche sì. Le cripto sono a rischio come i soldi in banca? Insomma, la moneta digitale... Non se li tenete voi. Allora, Bitcoin ho già parlato, come grafico è messo benissimo, mi invito ad andare a vedere i video sul mio canale per non ripetermi, però la cosa importante è mantenere la visione dei padri fondatori, Satoshi Nakamoto, Vitalik Buterin. Loro ci hanno dato queste tecnologie per uscire dalla centralizzazione, per andare fuori dalle banche, però se dopo 10 anni o 15 anni il 90% di noi ha ancora i Bitcoin negli exchange centralizzati, probabilmente qualcosa è andato storto nella storia. Quindi siamo usciti dalla porta principale e siamo rientrati nella porta di servizio. Molte persone purtroppo li conservano in exchange centralizzati come Binance, Bybit, non voglio fare pubblicità, ma li conoscete. Dovete essere custodi dei vostri denari, not your keys, not your coin, questo è il detto nelle community di cripto. Se non avete le chiavi private, non sono vostri, così come in banca, quando voi date i soldi in banca,
perdete la proprietà, chiaro, si configura come obbligazione contrattuale, non sono più vostri, voi diventate creditore della banca, però quindi è importante che voi custodiate i vostri soldi. Quindi se i soldi non li, vi faccio un esempio più semplice. Sì, immaginate che adesso do il mio portafoglio al primo che passa di strada qua, quante probabilità ho che me li ridia? Ecco, adesso immaginate che io adesso lo presto a amici, parenti, ovviamente sono provocazioni, non so voi, ma io i soldi che ho prestato non me li hanno mai, quasi mai ridati, mai anzi, e però metto che il 20-30% me lo riporti indietro. Ecco, ovviamente in banca o nell'exchange la percentuale è più alta, ma questa provocazione serve a farvi capire che se non li avete voi, non sono vostri. Chiaro, chiarissimo. Dovete, con qualsiasi scusa ve li possono bloccare, il KYC, mostrami la nuova bolletta, l'origine di questi fondi, cioè... quindi sì, per Bitcoin e alcune cripto selezionate, ma solo se avete il controllo e le chiavi private. Chiarissimo. Allora, naturalmente Cristina chiede, ciao a tutti, bellissima puntata, volevo chiedere a Davide se può consigliare qualche libro di astrologia vedica in italiano, grazie per la puntata, Alessia Francesco. Naturalmente hai tirato dentro un argomento, ora qualcuno si vuole appassionare a sta cosa, chiede da dove cominciare a leggere, ecco. Sì, allora, in italiano sinceramente io non ne conosco molti perché io ho avuto dei maestri indiani, però sui miei video ne ho pubblicati due molto buoni, uno tra l'altro che ho riscoperto dopo, che se avessi iniziato con quello avrei fatto molto prima, però in inglese non so. Sì, aspetta, perché questo qui l'avevo guardato l'altro giorno ed è ancora meglio, secondo che... vado a vedere, l'ho pubblicato proprio sotto uno dei miei video, altrimenti te l'ho posto adesso, per non allungarmi troppo, te sì, l'ho posto bene, dopo va bene, applicazioni, ho postato anche le applicazioni, solo che in questo momento ho un lapsus, però è proprio pubblicato sul mio video, vediamo se lo trovo anche in... adesso ho chiuso tutte le chat, anche WhatsApp, per non avere delle notifiche, perché l'ho inviato anche a alcune persone, però dopo, perché è uno nuovo che l'ho scoperto, cioè non nuovo, è uno che non avevo letto quando ho iniziato il percorso e che è illustrato e fatto molto bene. Bene, va bene, dai, poi magari mi giri il link e lo metto in descrizione al nostro video, come abbiamo fatto con il link del PDF, chi vuole se lo va a cercare, se lo annoda, insomma, lo compra e comincia a studiare l'argomento. Allora, facciamo un passaggio velocissimo su quello che è la nostra piattaforma di Telegram, gli lasciamo il tempo perché c'è un lag, quindi ci saranno quei 10-15 secondi di ritardo prima che arrivi, insomma, l'informazione ai nostri amici. Nel frattempo un'ultima riflessione, Alessia, anzi, nel frattempo ti dico, noi abbiamo un piccolo strumento che ci indica l'indice di gradimento della puntata, è il nostro brugometro, questo qua che è arrivato a fondo scala, siamo l'anno hanno registrato l'indice di gradimento più elevato, quindi questa sera Davide, tra l'altro ci sono 1500 persone collegate, non è che ce l'abbiamo tutte le sere, li hai tenuti inchiodati per 2 ore, il che è notevole. Bene, Alessia, qualche altra riflessione, se no facciamo questo passaggio sulla nostra piattaforma di Telegram, vediamo se c'è qualche interazione. Davide, devi tornare necessariamente, anche perché sicuramente nel mentre che andiamo avanti e nel cielo si assestano le cose, altre, come dire, notizie arriveranno che possono essere utili per capirci, insomma, gli eventi imminenti, ecco. E qualche l'ho già detto a Simona Ruscito, magari qualche volta facciamo una puntata a due voci, tu e Simona Ruscito, facciamo una cosa insieme perché avete due sistemi di straordinaria bellezza. Vai Alessia, vai. No, quindi scusami, per quanto riguarda l'8 aprile e questa benedetta eclissi, secondo la tua visione non è un momento in cui si vedranno in modo evidente dei cambiamenti drammatici, cioè se ci saranno dei cambiamenti ma compariranno più tardi, più avanti, così esplicito. Esatto. Questo inizierà di fatto, aprirà le porte a tutta una serie di cambiamenti che sperimenteremo, è come se si aprisse un grande portale in sostanza, sì, nei prossimi 2 anni. Uh-huh. E quindi vedremo l'accelerazione degli eventi.
Dopo che il CERN cerchi di fare qualche esperimento strano proprio quel Ah, giorno, sì. qualche rituale, oppure stanno mandando i razzi con la Luna, i razzi sonori per seguire il percorso, che questi, ho visto in Alabama, in molti stati, stanno pronunciando di stare allerta al passaggio durante l'eclissi, ci potrebbero essere interruzioni di corrente o che qualcuno cavalchi, diciamo, l'evento. Qualcuno dall'altra parte, diciamo, degli agenti dell'oscurità per incutere maggior paura. Dopo questo può succedere, ma non, a livello astrologico, che parlo di cose non artificialmente create dall'essere umano, parlo di sequenza di eventi da qui in poi. È come se fossimo forzati a entrare in un portale che ci costringerà, una nuova timeline che ci costringerà ad avere questi grandi cambiamenti di cui abbiamo parlato. Bene, allora io direi che abbiamo trattenuto Davide parecchio, ti ringraziamo per questa splendida serata, è stata ricchissima di contenuti, hai fatto tantissimi approfondimenti, ti preghiamo di voler insomma ritornare, nonostante me e Alessia che non siamo granché, però come dire, c'è una bella community che ti segue, quindi ci farà immenso piacere se troveremo la possibilità di, insomma, di fissare altre date con te per nuovi approfondimenti sul tuo percorso di ricerca e di conoscenza. Molto volentieri. Allora approfitto per inviare il mio saluto e congratularmi con voi per il vostro canale, la professionalità. Vedo che c'hai tutti questi monitor, Sì. bravo, complimenti. Anche un saluto e ringraziamento a Alessia e ovviamente a tutti gli spettatori. Bene, allora io a questo punto Grazie. vado a fare le mie verifiche e sono stati anche bravi i nostri amici della community perché vedo che in poco più di 2 ore abbiamo portato gli iscritti da 10.100 a 10.300, quindi è segno che hanno apprezzato. Dopo ti Hanno do i 100 euro che ti avevo promesso. No, 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 va bene così, va bene così. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Allora, Alessia, noi quando ci Bene, vediamo abbiamo un ma appuntamento guarda, strabiliante. abbiamo un'inforcata di appuntamenti in realtà. Ci vediamo a Raffica adesso, nelle prossime 2 settimane Sì. c'è tanta roba, c'è tanta carne al fuoco. Comunque vi ringrazio di nuovo per la pubblicità perché non me l'aspettavo, adesso parte gli scherzi, quindi. No, no, ma no, noi la facciamo standard a tutti gli amici che passano sul canale, laddove in qualche maniera, anche perché ci piace questa idea di condividere, noi non possiamo essere esaustivi di tutto, quindi dobbiamo fare in modo che chi tratta un argomento in maniera seria e approfondita come fai tu possa essere segnalato, evidenziato, poi le persone, sai, Ma a me certo. interessa il bricolage, quindi dell'astrologia vedica non mi interessa niente, dico per dire, non andrò là, però se ho un interesse o nutro un interesse per quel tipo di argomento, io te lo segnalo, poi a te decidere se Ma è farlo comunque tu. nel nostro interesse C'è che no. più persone accedano delle informazioni Azioni? di questo tipo, per cui per Assolutamente. noi Dobbiamo è crescere assolutamente tutti. positivo. Infatti, infatti. Bene. Bene. Allora, noi però ci vediamo con te martedì, Alessio, mercoledì. Quand'è che abbiamo Forse l'appuntamento martedì, con forse. Giorgio Cadm Pagano. Cadmo Pagano, sì. Pagano, che praticamente è un giornalista di Radio Radicale che dopo ha presentato una storia, anche quella ci dà il sintomo del livello di democrazia in cui viviamo, ha presentato un libro che abbiamo presentato anche noi, quello di Raffaella Regoli. Regole. Sul Tra l'altro sulla... anche hanno bloccato, dopo la nostra presentazione, hanno bloccato la trasmissione per un certo periodo, Sì, se ti ricordi. come Per no, me cui lo vabbè. ricordo. Ha fatto questo libro sul Covid, dai, diciamolo. L'abbiamo presentato, poi l'hanno presentato adesso a Radio Radicale. E questo che è Giorgio, che è un presentatore storico, dal 76 lavorava su Radio Radicale, è stato licenziato in tronco. Cioè, proprio una cosa che non si è mai vista. Gli hanno chiuso la trasmissione e licenziato. Io volevo ringraziare Simona del gruppo Magro che ci aveva segnalato la cosa. L'abbiamo contattato, naturalmente ha accettato di venire con noi. Ci vediamo, ci facciamo una bella chiacchierata.
martedì la colonizzazione della mente di tutti noi europei, vediamo dove ci stanno portando, ce lo facciamo spiegare da un decano della comunicazione. Grazie Davide, grazie a tutti voi, serata splendida, grazie, ci vediamo lunedì. Preoccupatevi, ecco una cosa, non preoccupatevi se molte persone stanno perdendo lavoro, relazioni eccetera, perché fa parte del processo di ascensione, quindi è buono per noi quello che ci sta succedendo, alla fine è per un grande bene. Lo sai che me l'ha detta anche Alessia sta cosa l'altro giorno quando gli ho detto che avevano licenziato Giorgio? Perché mi ha detto sì, uno in meno per loro e uno in più per noi. Sta accadendo a molte persone, quindi questo è un fatto molto molto positivo. Vero, vero, visto da questa angolazione è così. È vero. Bene, okay. Va bene, buon fine settimana a buona tutti, notte, ci vediamo lunedì, sì. Grazie Davide, grazie a Alessia. Presto. Ciao, come al solito. Siate guerrieri e restate guardinghi. Ciao.